Ciao ragazzi, buongiorno. Ho appena finito di registrare un video che sto registrando già da 2 mesi, ma non è niente di impegnativo, semplicemente che volevo mostrarvi, insomma, tutto il procedimento dall'inizio alla fine, e cioè come faccio crescere io una piantina di mango partendo dal seme del frutto che mangiamo, insomma, che compriamo al supermercato e quindi niente di così complicato. Nel tempo semplicemente si è persa la prima clip, che non è niente di che, quindi ve la spiego adesso. E cioè, una volta mangiato il frutto, prendete il seme, tenete da conto il seme e lo lasciate seccare per circa 48 ore prima di incominciare con il procedimento che vedrete subitissimo nel video. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Condividetelo con i vostri amici se vi è piaciuto il video e se volete parlare con me, lasciatemi un messaggio sotto nei commenti. Ok, sono andata a recuperare il mio seme e adesso lo vado a tagliare. La tecnica che utilizzo io è quella di andare a tagliare tutto il contorno del seme, o comunque fin dove riesco, e poi andarlo ad aprire. È un passaggio un po' impegnativo perché la buccia del seme è un po' dura adesso che si è seccata, però insomma niente di impossibile, ci vuole un minuto, però insomma si riesce a togliere appunto questa buccia dal seme. Ogni tanto capita che rimanga anche un piccolo strato di pellicina, una pellicina bianca che invece che rimanere attaccata alla buccia rimane attaccata al seme, ma non c'è nessun problema. La vado a togliere e poi cerco di togliere anche la pellicina che c'è proprio attaccata al seme, quella marrone. Questa è un po' più difficile da togliere, infatti non la tolgo tutta, tolgo solo finché riesco, cerco di togliere il più possibile. Ok, ora vado a prendere un foglio di carta assorbente o un tovagliolo, la vado ad immergere nell'acqua e a strizzare molto molto bene. Devo soltanto inumidirla, quindi si può anche spruzzare con uno spruzzino e fare in modo che il foglio sia inumidito. E poi vado ad arrotolarci all'interno il seme del mango. Vado a posizionarlo poi all'interno di una scatolina ermetica e poi circa un giorno sì e un giorno no vado a controllare che il foglio di carta sia sempre umido e nel caso si fosse asciugato, insomma, vado ad aggiungere qualche goccina d'acqua. Attenzione che all'interno del contenitore non ci deve essere acqua, cioè soltanto la carta deve rimanere umida. Dopodiché vado a richiudere il contenitore. Ah, non vi ho detto, il contenitore deve stare sempre al caldo e alla luce del sole, diciamo che dentro casa, in un punto dove c'è molta luce. Dopo qualche giorno spunterà fuori una radice e quando spunta fuori la radice è il momento di piantare il seme. Ecco qui, questa è una radicetta che è di circa 2 centimetri e credo che sia la misura giusta per poter piantare appunto il seme. E quindi vado a togliere la carta con la quale avevo avvolto il seme. Prestate attenzione a non rompere la radice, piuttosto strappate la carta come sto facendo io praticamente. Ecco qui, questa la radice si vede molto meglio così. E niente, vado a piantare il seme ora. Quindi utilizzando sempre la mia vaschetta ermetica, riempio la vaschetta per metà di terra e poi appoggio all'interno il semino, facendo in modo appunto che la radice stia verso il basso e poggio il seme in orizzontale per comodità perché in realtà non so da che parte poi spunterà la piantina e vado a ricoprire completamente lasciando sempre un po' di aria all'interno della vaschetta, quindi diciamo la riempio per 2/3 di terra e l'ultimo terzo lo lascio
vuoto e bagno un pochino e lo riporto nello stesso punto in cui è rimasto fino ad ora, quindi in un posto caldo e alla luce del sole, dentro casa dove su una finestra o vicino a un posto molto illuminato, ecco. Che nel mio caso è in cucina, vicino alla porta d'entrata. E lì aspetto adesso finché non nascerà la piantina. Ecco qui, questa è la mia piantina, è nata già da un pochino e come vedete inizialmente ha delle foglioline rosse, tendenti al rosso. Questa è la mia piantina, però aspetto ancora un pochino prima di piantarla perché deve crescere ancora un po'. Molto bene, eccomi qua. Dunque, oggi è l'11 novembre e questa è la mia piantina. È così grande già da un po'. Le foglie, come vedete, sono cresciute un sacco e sono diventate di un bel verde. E quindi credo che sia proprio arrivato il momento di piantarla, anche se avrei dovuto farlo già almeno una settimana fa, anche due. Quindi prendo un bel vasetto abbastanza grande, perché comunque deve starci il seme che è grande. Lo riempio di terra e poi vado a posizionare il mio mango. Questa è la radice che avevate visto in una delle clip precedenti e guardate quanto è cresciuta adesso. In realtà ce ne sono anche altre che sono un po' più piccoline, però questa è quella che avevate visto nel video. E continuo a riempirlo, insomma, fino a ricoprire il seme e a riempire anche abbastanza il vaso. Ok, questa è la piantina nel suo nuovo vaso. Vado a riempire ancora un pochino e adesso andiamo a mettergli anche il sottovaso. Un po' d'acqua, giusto un goccio per inumidire la terra. E ora la vado a riportare esattamente dove era prima, quindi vicino a un punto illuminato, ben illuminato, ma è sempre in casa perché comunque essendo in novembre adesso non è proprio il caso di tenerla fuori. E da qui fino a quando la pianterò in terra vado a tenere sempre la terra inumidita, senza esagerare con l'acqua, sempre umida. E niente, con questo è tutto. Come avete visto è molto molto semplice, niente di impegnativo, niente di particolare. Adesso è novembre, quindi non posso piantare la mia piantina all'esterno, però lo farò insomma appena arriverà il caldo, verso fine primavera. E niente, con questo è tutto. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!